Allora, speriamo che le ultime due serate del festival, quella di stasera e la finalissima di domani sera, risollevino un po' anche gli ascolti. Insomma, come avevamo previsto, non era difficile farlo, anche se ovviamente dispiace. Anche la serata di ieri sera come ascolti non è andata bene. La terza serata del festival è sempre andata meglio di quella di Fazio di Tizzetto di ieri sera, tranne nel 2004, 2006 e 2008, che erano tra gli anni più difficili della storia di questo festival della canzone italiana. Si sono ripetuti gli stessi difetti, forse troppi ospiti, troppa lentezza, anche se Fazio e tutta la sua squadra, a cominciare dal regista, dagli autori, sono ovviamente grandi professionisti, non dobbiamo dimenticarlo, però forse quest'anno questa formula paga un po' di stanchezza o il fatto che hanno voluto rincorrere gli autori anche tanti artisti del passato, grandi artisti, ma che forse non hanno sempre riscosso il successo che si pensava. Questa sera sarà la serata del Club Sanremo, con tanti duetti fuori gara, tante canzoni belle, e quindi si presuppone che sarà una serata che piacerà e piacerà molto. Tra gli ultimi ospiti annunciati anche il Mago Silman, continuando un po', diciamo così, su questa trafila delle sere passate. Fazio difende a spada tratta le sue scelte, ma certamente il festival di quest'anno è a uno spartiacque per il futuro. Vedremo che cosa succederà.